Una chiusura in grande stile, quella dell'Olimpiade Vittoria di Frosinone. Un finale che ha regalato tantissime emozioni a bambini e famiglie. Il weekend conclusivo dell'edizione numero 45 della storia si è aperto con Pompieropoli, l'iniziativa dei Vigili del Fuoco di Frosinone, che hanno realizzato un percorso di abilità speciale all'insegna del divertimento per tutti i bambini partecipanti. Oggi i Vigili del Fuoco danno lustro al corpo facendo pompieropoli, dando la possibilità ai bambini di diventare pompieri per un giorno. Usiamo la scaletta, il cunicolo, delle travi per far vedere ai bambini il lavoro che facciamo noi. Ci facciamo usare anche l'acqua e alla fine gli diamo un diplomino per riconoscenza, per far vedere che i Vigili del Fuoco sono presenti a tutte le manifestazioni. È per noi un orgoglio partecipare come Vigili del Fuoco. Lo facciamo in tempo libero, senza nessun tipo di costo all'amministrazione. Si immagina che sono pompieri propri, fanno tutto con noi, tranquillità, si divertono, giocano, fanno mille domande su che tipo di dolore facciamo, sugli incidenti statali, sugli incendi, incendi di abitazione, come spegnere una bombola, come agire dentro la scuola, sui terremoti, sulle alluvioni e sui soccorsi a persone in genere. E per noi è immensa la gioia, perché avere un bambino che ti fa delle domande specifiche sul nostro lavoro ci rende molto felici. Grande partecipazione di bambini e giovani atleti, sana competizione e divertimento in tutte le gare. Nel bilancio finale della 45esima edizione, l'Olimpiade Vittoria si conferma una manifestazione perfetta che lascia, come da tradizione, il segno tra giovani e meno giovani. È sempre un piacere partecipare all'Olimpiadi Vittoria e è un momento di fine estate per stare in compagnia con molti compagni, molti amici e ritrovarsi qui dalla mattina fino alla sera e partecipare in vari sport, confrontarsi comunque nelle varie discipline e è sempre un periodo buono appunto per concludere l'estate e per ricominciare così appunto l'anno scolastico. Ci siamo ritrovati qui anche quest'anno alla 45esima edizione dell'Olimpiadi Vittoria. Abbiamo avuto tanta partecipazione da parte di ragazzi e soprattutto di genitori anche quest'anno. Ci divertiamo tantissimo tra di noi, c'è un gruppo molto affiatato. Fondamentalmente sono 26 anni tra atleta e staff che faccio parte dell'Olimpiadi Vittoria. È sempre un piacere a fine gare ritrovarci in campo tutti quanti insieme, scherzare, giocare. L'Olimpiade Vittoria è sempre stata la nostra manifestazione da 40 anni a contatto. Noi partecipavamo da ragazzi, adesso portiamo i nostri figli, sempre con lo stesso entusiasmo, la stessa gioia di stare tutti insieme, l'emozione per le gare, la gioia di vincere, venire sconfitti, ma sempre stando tutti insieme allegramente, con un'organizzazione veramente impeccabile da parte di tutto lo staff e tutti i ragazzi, con la certezza che anche tutti i prossimi anni saremo qui a divertirci a mano nella neve con le Olimpiadi. Spettacolo ed emozioni nella serata conclusiva che ha visto anche la partecipazione del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. Mai come quest'anno abbiamo visto centinaia, forse qualche migliaio di ragazzi, di adolescenti e soprattutto tante famiglie collaborare per la riuscita di questo grande evento che Padre Adelmo 45 anni fa, quindi significa circa mezzo secolo fa, ha voluto ed è riuscito anche a perfezionarlo. Ora c'è il testimone che viene portato avanti da quelli che sono i volontari delle associazioni che ruotano attorno alla parrocchia di Madonna della Neve e dobbiamo dire che ci sono persone che da una parte possono essere annoverati nel circuito dei credenti, altri dei non credenti, dei laici, altri che magari portano avanti credi religiosi diversi, ma tutti quanti assieme portano avanti quello che è il profilo della socializzazione. Un'emozione incredibile il poter stare qui tutti insieme tra gli 8 ragazzi dell'organizzazione e i 55 ragazzi dello staff, che a titolo esclusivamente gratuito e per far divertire la comunità intera si prodigano come nessuno mai credo faccia nelle nostre zone per 10 giorni. È un gruppo fantastico di ragazzi,
viviamo profondamente quella che è l'emozione che è stata tramandata quando eravamo bambini. Abbiamo partecipato alla manifestazione dall'ideatore della manifestazione, che è Paradel Moscaccia, e ci siamo presi carico di dover portare avanti questa manifestazione negli anni, continuare a dargli il lustro che merita e soprattutto cercare di farla conoscere sempre di più.